Ok, è ripartita la registrazione. Ecco, allora faccio mia la dichiarazione del signor Gianni Amicone per quanto riguarda l'istituzione di un tavolo con cadenza mensile per monitorare i progetti che noi stiamo avviando e vedere se volta per volta questi progetti poi devono essere implementati o addirittura se ci sono dei nuovi progetti da avviare. Quindi te lo scrivo sulla chat così ce l'hai scritto. Il consigliere Ciaccio si era riservato di intervenire. Prego. Grazie, mi sentite? Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Sì, io avevo visto già il progetto in fase di presentazione l'altra volta. Quello che volevo chiedere alla Presidente è le risorse che ci stanno in sede di bilancio derivato, cioè il nostro bilancio municipale ha delle risorse per delle iniziative che possono favorire il commercio. Oltre al fatto che secondo me questo progetto penso abbia dei costi di cui noi consiglieri non siamo a conoscenza, però sarebbe il caso ogni volta che si predispone un progetto del genere che venga spedito, venga inoltrato a tutti i commissari, sia a me, a Gugliotto, un po' a tutti pure per vederlo e poter dare un contributo fattivo a quello che è la proposta. Mi interessava invece oggi, visto che già mi sembrava scontata la partenza di questo progetto, sapere se per settembre, ottobre ci sono risorse, come dire, da spendere sul territorio per iniziative culturali che possono aiutare sempre il commercio e l'attività in generale, questo sia sulla Tuscolana sia sulla direttrice dell'Appia Nuova e interno all'anello ferroviario, insomma, ecco, questo perché è ovvio che le attività commerciali risentono moltissimo, se c'è qualche attività leggera possibile da fare. È ovvio che il commercio può avere dei vantaggi notevoli perché si nutre di questo. Ecco, questo qua magari se a settembre ci può essere qualche informativa più puntuale in merito sia al bilancio vecchio sia all'assestamento di bilancio, a eventualmente richieste sino a dicembre. Ecco. Poi è ovvio, no? Abbiamo deliberato le luminarie in anticipo, se vi ricordate, quindi pure quella è un'attività da riguardare insieme alle associazioni, diciamo, dei commercianti. Ecco, tutto qua. Grazie, non so se si è sentito, spero di sì, mi trovo molto Perfettamente, lontano. Grazie. perfettamente, consigliere Ciancio. Sì, volevo rispondere subito, prima dell'intervento della consigliera Zitoli. Allora, per quanto riguarda le luminarie, l'attività sta andando avanti, io sto monitorando, diciamo, con la giunta, sto diciamo, monitorando i passi che la giunta sta facendo perché volta per volta mi stanno aggiornando. So che sono stati vagliati alcuni, progetti che sono stati presentati. Voi sapete che comunque per non arrivare a fare comunque un bando, perché i tempi sarebbero troppo lunghi, si sta facendo con un affido e quindi dobbiamo rientrare entro una certa soglia, no? Come ben sappiamo tutti quanti. Quindi stanno valutando alcuni progetti. So che si stanno orientando su un paio di progetti in particolare e appena avrò, diciamo, delle notizie più precise e certe, ovviamente aggiornerò la commissione. Per quanto riguarda invece questo progetto di cui stiamo discutendo oggi, allora la prima parte del progetto, quindi la campagna vera e propria di sensibilizzazione. Questo Lorenzo Fabbri, che è il responsabile della Green Graffiti, ci aveva anche detto in sede di commissione, ma forse a qualcuno è sfuggito, che questa prima parte lui la farebbe in forma gratuita.
perché il suo scopo non è tanto di guadagnare sui graffiti in se stesso, quanto invece di lanciare questo tipo di pubblicità appunto sul territorio di Roma, perché purtroppo è proprio Roma che non ha questo tipo di pubblicità, mentre invece ad esempio a Milano e la parte del nord dove questa società lavora è già, diciamo, un tipo di attività abbastanza usuale. È semplicemente per appunto sensibilizzare di più i commercianti in se stesso, perché noi adesso come municipio fungiamo un po' da ponte, da tramite e da proponente, però questo è un tipo di attività che poi dovrebbero gli stessi commercianti. Invece, per esempio, faccio un esempio forse banale, invece di usare i famosi volantini, eccetera, eccetera, cercare di usare un'altra forma di pubblicità che sicuramente è più, diciamo, rispettoso della natura, forse anche più incisiva ed efficace. Ovviamente, la seconda parte di questo progetto, ovviamente devono essere coinvolti i commercianti stessi. Tra l'altro, sempre in sede di commissione, ci fece capire Lorenzo Fabbri che, per esempio, se si dovessero fare delle attività su piattaforme, eccetera, eccetera, magari diciamo, è più beneficio dei commercianti stesso se questa piattaforma viene gestita dagli stessi commercianti, e quindi la società potrebbe in un certo qual modo dare un input, un aiuto, un supporto per poi far proseguire da soli i commercianti ad usare questo tipo di piattaforma e via dicendo. Noi possiamo dare come supporto appunto a livello municipale semplicemente diciamo, la graficizzazione dei vari negozi sul territorio e metterli sul sito. Quindi questa è una cosa che dobbiamo sviluppare alle commissioni di settembre. Io adesso darei la parola alla consigliera Zitoli, prego. Ha già detto tutto perfettamente lei, Presidente. Io volevo solo sottolineare il fatto che in questa commissione, perlomeno, è 4 anni che funziona così. Quando si introduce un argomento, in genere perché poi si finisce con un atto, no? E molto spesso addirittura con una delibera, il che significa che si sono valutati e cerchiamo di valutare con tutti, anche con le opposizioni, no? Anche la fattibilità in termini pratici e i costi, la disponibilità del denaro. Io quello che volevo dire, appunto, era proprio questo, quello che ha detto, che in realtà questo progetto è già stato spiegato nella commissione sul tema, quando era invitato anche, diciamo, era invitata si chiama Lorenzo Fabbri, mi sembra, vero? E ci aveva spiegato bene tutto e avevamo capito quali erano i limiti, no? Cosa faceva il municipio, cosa faceva la ditta e cosa facevano i commercianti. Quindi ogni volta viene così come era successo con le luminarie, si era fatto prima il check. Scusate un attimo, mi sposto. Si era fatto il check soprattutto sul bilancio, sulla possibilità, perché non è costume di questa commissione iniziare qualcosa se poi non ci sono le disponibilità. In genere andiamo sul pratico, no? Voglio dire, se si può fare, allora cominciamo a discuterne, se no non ne discutiamo per niente. E quindi volevo rassicurare il consigliere Ciancio e ricordargli che di questo abbiamo già ampiamente parlato, sia nel caso delle luminarie, sia nel caso di questo nuovo progetto che comunque ha un suo fascino. E il municipio è disposto a fare la sua parte. Abbiamo già tutto molto chiaro, dettagliatamente. Ci sono i verbali, li abbiamo anche approvati. Quindi voglio dire, ritornare sempre sulle stesse discussioni poi è anche faticoso, no? Qui si discute quello che si può fare, quello che non si può fare, diciamo, lo lasciamo ad altri. Tutto qui. Volevo anche aggiungere, per tranquillizzare il consigliere Ciancio, che ovviamente prima di calendarizzare in commissione un tema di questo genere, io ho fatto già alcuni
ho preso già alcune informazioni e ho comunque monitorato se era possibile comunque portare avanti un progetto del genere, perché è ovvio che se sono previsti anche con l'assesto di bilancio eccetera delle spese che diciamo andavano in un certo qual modo a penalizzare questo progetto, ovviamente io non avrei neanche cominciato il percorso, questo è ovvio. Però volevo anche tranquillizzarvi ancora di più, perché ho la possibilità in questa settimana prima della chiusura per la pausa estiva di potermi in un certo qual modo rapportare con l'assessore al bilancio e con la presidente per cercare di intanto a loro già ho illustrato il progetto e quindi a loro è piaciuto. Ovviamente devo in un certo qual modo capire bene come inserirci per quanto riguarda il discorso della promozione, non ci sono dei costi esorbitanti per quanto riguarda le finanze e quindi credo che semplicemente questo incontro avrà diciamo, la funzione di allineamento tra la parte politica e la parte esecutiva. Ovviamente, di un momento Ciancio, ovviamente tutti i passi che io farò diciamo all'atere della commissione sarete comunque aggiornati, quindi non vi lascerò all'oscuro. È ovvio che noi faremo redigeremo un atto di indirizzo, perché il nostro linguaggio a livello politico è attraverso gli atti. Quindi mi pare che questa è nell'abitudine della Commissione di cominciare un percorso e finire poi con un atto di indirizzo. Ovviamente se quel percorso poi lo condividiamo e sappiamo che ha una certa fattibilità. Prego, consigliere Ciancio. D'accordo che l'ANSA sa benissimo che ci stanno le risorse, se ci stanno, va bene. Spesa piccola, grande, io siamo tutti d'accordo, però vederla su carta, vedere prima, oltre alle schede che avevo già visto e avevo apprezzato, e come ne avevamo discusso, ma quando si parla di un progetto, presentare a una commissione il progetto, vuol dire presentare anche un minimo di quadro di spesa di quello che costa, non peraltro, per carità, non dica. Siamo tutti d'accordo di spendere delle risorse, però nel piccolo o nel grande, preventivo di spesa, altrimenti la nostra funzione viene meno Ciancio, una parte del tuo intervento non si è sentito. mi sente? Perché ti sentiamo molto lontano, io faccio fatica a ascoltare le tue parole. Volevo dire che è Ah, importante adesso sì. anche sapere la spesa, quant'è, sapere quant'è la spesa. Apprezziamo il progetto, però se non sappiamo un minimo, noi abbiamo visto l'altra volta tutto già, quindi però quando si manda un progetto per le prossime volte alla commissione, deve essere completo anche di un quadro di spesa, visto che l'operatore per la prima parte ci farà risparmiare perché costerà poco, però avere un quadro complessivo di quello che costa sempre, altrimenti si perde la funzione che stiamo dando tutti a questa commissione, cioè quello di valutare un progetto anche sulla base dei costi, perché è vantaggioso e quindi uno può dire è vantaggioso perché non costa nella prima parte, oppure diversamente. Servono altri investimenti e la Commissione ne prende atto e dà forza per averne, per estenderlo anche ad altri ambiti del territorio. E questo qua, ecco, quindi a settembre mi auguro che per le prossime cose che vedremo ci possa essere sempre un preventivo di spesa su tutto quanto. Ecco, grazie. Grazie consigliere Ciancio. Sì, volevo solamente chiarire un concetto. Quel progetto che è stato presentato alla Commissione del 20 luglio non è che è un progetto che la Commissione
ha adottato. Quel progetto è stato semplicemente un mezzo, uno strumento che io ho usato per far capire che quando si parla di campagna di sensibilizzazione non è esclusivamente una campagna svolta con il volantinaggio e via dicendo, ci sono anche altri mezzi, ci sono anche altri strumenti da utilizzare, semplicemente questo. Ora, se verrà utilizzato questo, se verrà diciamo accettato, accolto questo tipo di progetto, questo non lo sappiamo. Quello che noi invece penso ormai abbiamo in un certo qual modo accolto è questo tipo di campagna di sensibilizzazione, che poi è questa ditta o un'altra ditta, questo certamente non sono io a deciderlo. È semplicemente per presentare a tutti i commissari, ma soprattutto anche ai commercianti e alle associazioni di categoria, che esistono anche altre forme di pubblicità diciamo da utilizzare come campagna di sensibilizzazione, che forse potrebbe essere anche più efficace e probabilmente meno dispendiosa. Semplicemente questo. Ovviamente non sta a me della commissione, a me del presidente della commissione fare i calcoli. Io posso a livello di presidente, quindi in condivisione con tutti i commissari della commissione che presiedo, posso semplicemente dare un atto di indirizzo per dire: a me piace questo tipo di campagna di sensibilizzazione, e poi demandare in un certo qual modo a chi deve eseguire questo tipo di indirizzo la possibilità di scegliere e di, come posso dire, anche attraverso un bando o attraverso un avviso pubblico, questo poi si vedrà a settembre quando ci riuniremo nuovamente, che tipo di percorso fare. Però così, tanto per essere più chiari, voi sapete, anche sulle luminarie noi abbiamo fatto una mozione di indirizzo proprio per dire: noi vogliamo le luminarie su Tuscolana e Appia, ora te la vedi tu come giunta, cioè non entriamo in merito alla parte diciamo più tecnica. Ovviamente stiamo monitorando, ma questo a livello proprio di presidenza di commissione, stiamo monitorando come sta procedendo diciamo le varie selezioni e come sta andando avanti il lavoro appunto di reperimento di società e di imprese che possano fare determinati lavori che noi abbiamo richiesto. Quindi sarà comunque mia cura cercare di approfondire meglio la fattibilità intanto di questo progetto, e poi vediamo da settembre, magari possiamo rinvitare Lorenzo Fabbri per avere ulteriori informazioni. Eventualmente la giunta dovesse in un certo qual modo trovare un punto di convergenza appunto per quanto riguarda questo progetto, oppure comunque prendendolo come spunto per progetti da affidare magari ad altre società che presentano appunto progetti simili. Io non so se ci sono altri interventi. Mi dispiace, io vorrei dire un'altra cosa importante, però sì, prego, però devi avvicinarti al microfono perché ti risento lontano. Visto oggi le difficoltà della linea, preferisco dirle a settembre, così quando riprendiamo certo, un po' con ordine le cose, perché a me garba che non è che la giunta ci può confezionare quello che vuole. Se noi riusciamo a partire noi con un lavoro ben fatto e approviamo un atto in consiglio, la giunta si deve adeguare a quello certo, che diciamo noi. Ma certamente la giunta è un mero organo esecutivo. Certo. E allora, quindi, però le decisioni spettano a lei, presidente, ai commissari di questa commissione, e naturalmente facciamo bene ad ascoltare gli operatori commerciali che ci possono dare indicazioni. Esatto. Però io onestamente, come dire, ho visto sulla carta
una cosa presentata da questo signore che già l'ha messa a Milano. È ovvio, quando una commissione si riunisce per valutare un progetto di rilancio del commercio su due arterie così importanti, è bene che ci siano più operatori, perché secondo me non è che esiste solo l'operatore X, Y, Z, esistono altrettanti operatori che hanno delle idee validissime, e quindi non è che per forza dobbiamo copiare e fare la cosa appiccicaticcia che non produce nessun beneficio al commercio. Dobbiamo avere dei nostri operatori che conoscono il territorio e sanno le dinamiche di Roma e soprattutto dei quartieri che vogliamo aiutare. Per questo, secondo me, a settembre, presto, oppure prima di settembre, non so quando si riuscirà la commissione, guardiamo con attenzione anche ad altri. Però questo, se è pronto, già una cosa che può partire, perché l'urgenza dice bene, la 3PD c'è e dobbiamo... Certo. Grazie, vi saluto. Mi scuso. Grazie per il... Sono in macchina. L'abbiamo notato. L'abbiamo notato. Arrivederci, buone vacanze. Buone vacanze, buone vacanze, grazie. Allora, se ci sono altri interventi... Mi scusi, Presidente, per chiarire l'uscita del consigliere Ciancio, la pongo quindi alle 12:18? Sta uscendo dalla commissione? Ciancio, stai uscendo dalla commissione? No, vi sento. Buonanotte, non si sente. Vi sento molto bene. Ma continua a partecipare ai lavori? Sì, certo, perché ok, grazie. Ok, quindi non so se ci sono altri interventi da parte di altri commissari. Mi pare che non leggo niente. Non vedo mani alzate. Allora, io intanto, Gianni Miconi è stato buttato fuori? Lo riammettiamo? Sì, ecco, è stato riammesso, ma... Ci sono. Ok, allora, rimaniamo allora d'accordo in questa maniera, visto che non ci sono altri interventi in merito a questo tema... Rimaniamo d'accordo così. Io nel frattempo cercherò di ricontattare Lorenzo Fabbri per farmi dare orientativamente un preventivo, anche se approssimativo. Scusate se chiudete i microfoni, perché ho dei microfoni accesi. Sì, adesso sono chiusi, Presidente. Grazie, grazie. Allora, intanto farò questo tipo di attività in questa settimana prima delle vacanze. Ovviamente ci vedremo a settembre per proseguire con questo lavoro, cercando di essere più celeri possibile, in modo che entro la metà di settembre, fine di settembre, riusciamo poi a portare questo atto di indirizzo in aula. E dopodiché, insomma, da lì a poco riusciremo ad avere la concretezza di questo atto. E, per quanto riguarda invece il discorso di avere con precisione l'importo di questi progetti, ripeto, questo è stato un progetto, diciamo, introduttivo, semplicemente perché è l'unico che tramite Facebook, eccetera, e internet ho trovato sul territorio nazionale, perché non ho visto altre imprese che fanno un qualcosa del genere, e quindi mi sono presa, diciamo, questo incarico di poterlo contattare e capire un po' di che cosa si parlava. Questa ditta io l'ho contattata quando era ancora ai tempi della presentazione della pista ciclabile della Tuscolana, quindi diciamo che io ho lanciato un po' il sasso
al rappresentante di questa società dicendo appunto che cosa si poteva fare per avviare una sorta di campagna di sensibilizzazione per incentivare appunto e valorizzare il commercio locale, e lui mi ha presentato diciamo una sorta di progetto che devo dire comunque io avevo chiesto un progetto così alla buona, invece mi ha elaborato un progetto veramente fatto bene, molto dettagliato, ma semplicemente perché volevo condividere con voi questa idea. È ovvio che non sarà questa società, sarà un'altra, questo poi lo vedremo. Appunto, secondo quello che vorremmo noi dare come indirizzo alla giunta, se fare un affidamento diretto oppure fare una sorta di avviso pubblico, e questo insomma lo vediamo noi, ma questo poi ne parleremo e lo svilupperemo a settembre. Questa era diciamo una commissione un po' preliminare proprio per capire su quale direzione andare e soprattutto di che cosa stiamo parlando, perché quando si parla di campagna di sensibilizzazione si apre un mondo, e quindi capire bene che tipo di direzione volevamo intraprendere. Io, se non ci sono altri chiarimenti, richiesta di chiarimenti, se non ci sono altri interventi, chiuderei questo tema. Quindi dandoci appuntamento a settembre per l'approfondimento, e passerei al punto seguente. Quindi ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi. Quindi Claudia, il prossimo punto credo che siano le varie ed eventuali. Sì. Allora, per quanto riguarda le varie ed eventuali, non so se i commissari hanno da proporre qualcosa o comunque da chiedere o comunque introdurre dei temi nuovi. Perché io invece avrei un tema da sottoporre alla commissione. Allora, come voi sapete, il mese di luglio è stato già preparato un bando per i mercati, quindi ovviamente questa volta cercherò di monitorare molto più approfonditamente proprio per evitare di ritrovarci nuovamente con quel problema che abbiamo avuto al bando di giugno, quindi cercherò di monitorare meglio. E poi quello che vorrei fare da settembre in poi è cercare di fare una sorta di tour, se vogliamo, virtuale sui mercati per vedere un attimino anche il dopo Covid, che cosa sta succedendo all'interno dei mercati. Voi sapete che abbiamo dei mercati che sono in via di riqualificazione, come il mercato di piscine di Torre Spaccada, che sono stati già diciamo avviati i lavori. Quindi, se voi siete d'accordo, potremmo in un certo qual modo invitare l'assessore per darci un po' un'illustrazione generale di come si sta procedendo appunto con le riqualificazioni dei vari mercati. E poi altra cosa che volevo sottoporre alla vostra attenzione è sempre il discorso diciamo delle varie riqualificazioni delle due vie, ma cercare anche di coinvolgere le vie limitrofe, perché da quello che vedo noi ci stiamo in un certo qual modo concentrando sulle vie consolari, ma non dobbiamo trascurare anche le vie limitrofe, e abbiamo vie come per esempio Viale Don Bosco, Anicio Gallo, abbiamo la via dell'aeroporto, ma abbiamo Via Latina, Via Gallia, cioè abbiamo tantissime vie dove il commercio anche lì in un certo qual modo dovrebbe essere aiutato. Ecco perché io sono partita con le due direttrici principali, perché volevo poi in un secondo tempo ramificare il tutto nelle vie che comunque sono diciamo un po' più secondarie rispetto all'Appia e alla Tuscolana. Altra cosa che invece volevo parlare con voi era il discorso dei negozi storici.
voi sapete che c'è stato un avviso pubblico proprio per l'adesione al registro dei negozi storici. Da quello che io ho capito, molti commercianti non hanno aderito. La cosa, diciamo, un po' mi sorprende e mi stupisce, anche perché quella delibera... Scusate, c'è qualcuno che ha il microfono acceso, forse Ciancio. L'ho acceso io per dire che volevo segnalarti delle cose pure io. Sì, grazie. Dopo, appena finisco ti do la parola. Quindi quello che volevo, diciamo, condividere con voi è un po' la, diciamo, sorpresa e delusione da parte mia per quanto riguarda la poca adesione da parte dei commercianti per quanto riguarda appunto l'adesione al registro dei negozi storici. Avevamo anche detto in fase di redazione della delibera che questo atto non sarebbe stato certamente risolutivo, ma poteva essere in un certo qual modo uno strumento per mettere in risalto proprio quei negozi, quelle attività commerciali che pur diciamo in sofferenza, ma che andrebbero ancora di più tutelati proprio perché storici. E quindi io ho avuto informazioni. Non sento, io personalmente non sento il suo audio, Presidente. Adesso lo sento molto molto basso, ma qualcosa adesso... Anche io non sento niente. Io non lo sento. Sì, è parlato da sola? No, ecco. Guarda, abbiamo sentito, insomma, fino a dove diceva delle perplessità, della sorpresa rispetto alla poca adesione dei commercianti. Esatto, per il registro. Quindi quello che io ho intenzione di fare, ma ovviamente è un tipo di lavoro che voglio condividere con tutti voi, è cercare intanto di parlare nuovamente con gli uffici e capire che cosa sta succedendo, ma capire anche da quello che ci diranno gli uffici se è il caso magari di fare un tipo di pubblicità un pochino più energica, un pochettino più diciamo incisiva, per sensibilizzare i commercianti di quelle attività storiche che magari neanche sanno che è stato istituito un registro per i negozi storici. Perché io per quanto mi riguarda ho cercato di pubblicizzarlo con i miei mezzi per quanto è possibile, però mi rendo conto che magari sul sito istituzionale non ci vanno in moltissimi, quindi quello che vorrei capire è se questo registro voluto anche dai commercianti, perché ricordo che la delibera l'abbiamo fatta comunque anche con la collaborazione delle associazioni dei commercianti, e anche se loro erano ben consapevoli che non poteva portare un beneficio a livello economico, ma probabilmente un beneficio a livello diciamo visivo e a livello di pubblicità, poteva comunque in un certo qual modo fare gioco, visto che comunque noi stiamo cercando di attivare anche altri percorsi per cercare di aiutarli. Quindi questo è quello che a settembre vorrei fare. Se c'è qualcuno che vuole incrementare o in un certo qual modo vuole darci una mano ad avere anche più idee, è ben accetto. Intanto lascio la parola al consigliere Ciancio. Prego, Ciancio. Grazie. Senti, mi sentite? Sì. Grazie. No, voi, per incrementare un po' l'ordine dei lavori a settembre, io volevo sollecitare cose urgentissime, diciamo, per questa commissione, che non dobbiamo dimenticare che ci sono dei lavori e delle risorse che dobbiamo sapere se saranno attivate o meno. Mi riferisco al mercato Metronio via Magna Grecia, mi riferisco poi al problema annoso che abbiamo del mercato di Via Orvieto sulla variante urbanistica da fare, altrimenti tutto il lavoro fatto poi viene vanificato perché il tempo corre. Poi il centralissimo problema è quello di Via Valesio, cioè il mercato lì al centro commerciale Appio Primo
noi dobbiamo, prima che si chiude la consigliatura, capire dove siamo arrivati, mettere un punto, fine, o si è riusciti o non si è riusciti a trasferire il mercato in quella struttura lì della più primo. Ecco, noi abbiamo due o tre patate bollenti, ma grosse, che secondo me con l'ausilio dell'assessore potremmo sollecitare comunque, anche se ci occupiamo di progetti emergenza Covid, però quelli poi restano e quindi sono importantissimo farli. Ecco. Orvieto, a più primo Metronio. Poi non dimentichiamo che c'è una grande difficoltà a Piazza Epiro. Io mi permetto di segnalare quelli che sono più nella mia zona, perché Piazza Epiro pure ha una situazione non sentiamo per lì. Mi bastano questi, ho già segnalato questi aspetti, grazie. Sì. Grazie consigliere Ciancio, in effetti era un po' quello che stavo dicendo prima, invitando l'assessore in commissione ci facciamo diciamo fare un report di come stanno andando, diciamo, tutti i lavori che noi abbiamo seguito in questi anni. È ovvio che ci sono delle difficoltà che io già so, per esempio per quanto riguarda Orvieto, perché ci dovrebbe essere quella variante del piano regolatore che ancora non c'è pervenuta, perlomeno io ancora non ho avuto contezza di questo. Sarebbe ancora meglio, ma questo lo farò sicuramente io personalmente a settembre, magari con qualche commissario che mi vuole accompagnare, di riprendere a fare quei famosi tour che facevamo l'anno scorso presso i mercati, per vedere e toccare con mano se ci sono altre problematiche, se ci sono ancora dei problemi all'interno dei mercati, e parlarne direttamente con i presidenti e con gli operatori personalmente. Certo è che ovviamente noi, come abbiamo fatto ormai periodicamente, inviteremo i presidenti delle AGS pure per farci raccontare diciamo questo ultimo anno come è andato, sia il pre-Covid che il durante il Covid. Quindi ovviamente la nostra, diciamo, la facoltà di questa commissione è quello di continuare comunque a monitorare tutte le varie realtà che abbiamo a livello commerciale sul territorio e cercare di individuare le varie possibilità per cercare di risolvere o perlomeno di indicare alcuni indirizzi per trovare una soluzione alle varie problematiche che ci vengono presentate. Consigliere Ciancio deve spegnere il microfono. Sì. Allora, ho dimenticato di dire una cosa, posso? Adesso magari deve riattivare il microfono. Grazie. No, se lui non è facile attivarlo e disattivarlo. Lo so. Volevo dire che noi non dobbiamo più parlare con gli operatori, perché sappiamo bene di che cosa si tratta. Noi dobbiamo frequentare di più, la richiesta fatta presso il Dipartimento Urbanistica per vedere se hanno proposto questa variante. Sente... Antonio, scusami, forse mi sono io spiegata male. Quindi... Forse mi sono io spiegata male, per quanto riguarda i tre mercati di cui tu hai accennato prima, è ovvio che noi chiederemo... Ce ne sono alcuni che dobbiamo andare a vedere, giustamente, però sugli ultimi due punti noi c'è poco da parlare con gli operatori. Orvieto, la variante urbanistica, dobbiamo andare lì a pressare affinché... Ma dobbiamo sapere a che punto, dobbiamo sapere tramite l'assessore a che punto stiamo. Due, per quanto riguarda a più primo, peggio mi sento, perché è tutto il dipartimento che ha le mani in pasta su quella roba. E questo qua è quanto. Per questi due temi ritengo che dobbiamo andare magari oppure fare una commissione capitolina, chiedere una commissione capitolina sull'argomento. Ecco.
mi taccio, grazie di nuovo. Sì, comunque prendo le tue, i tuoi consigli, comunque li prendo per buoni, perché in effetti è quello che noi dovremmo fare per quanto riguarda questi mercati, diciamo, che hanno queste criticità e che sono, come hai detto tu poc'anzi, delle bombe, no? È quello, sì. Certo, però politicamente, cioè non è questo il luogo per fare un intervento politico, però vi è tutta la politica di mezzo che la dirà proprio di grossa, ecco, cioè la politica la farà da padrone, non tanto l'aspetto tecnico, perché qua ci deve essere una decisione politica del Campidoglio, e nella situazione attuale sarei, come dire, non onesto se non dicessi che ci sono dei grossi e gravi problemi. No, non credo, non credo proprio, non credo proprio perché se voi, no, non credo proprio perché se voi avete avuto modo di vedere il tipo di lavoro che ha fatto questa commissione insieme alla commissione capitolina del commercio, per questo, non ci sono problemi. Separata sede, non è questo, no. Però capisce che c'è, se c'è un municipio di un colore e un comune di un altro colore, c'è bisogno di chiarezza per avere. Il municipio settimo è a maggioranza 5 stelle, Ciancio. Ancora siamo a maggioranza 5 stelle. Se le risulta che sia di un altro colore, si informi. Bene, parliamo di altro, perché veramente mi sembra una sciocchezza. Infatti, ancora a quanto io ne so, la maggioranza 5 Ciancio, per favore, la maggioranza 5 stelle non le risulta. Dichiarazioni fuori tema. Dicendo che stiamo lavorando in un'altra situazione, lo so, ma diciamo che la tua entrata a gamba tesa non è stata tanto carina, perché tra l'altro accetto da chi è uscito dal PD. Il problema è che tu hai dato anche delle informazioni sbagliate, perché chi ti ha detto che il nostro municipio è di un altro colore? Scusa, da dove l'hai preso? Noi sempre Movimento 5 Stelle siamo, ma non ho capito, un municipio si regge pure per un vertice. Che cosa? No. Va bene. Nelle beghe, va bene, ne parleremo in sedi più opportune. Comunque noi non abbiamo alcun problema, perché noi eletti siamo Movimento 5 Stelle, porteremo avanti il programma. Siamo qui. Le chiacchiere dei giornali non ci servono, Ciancio, non c'è nessuno che aderito a un altro movimento al momento, a un altro partito, e la maggioranza è a 5 stelle, vogliamo andare avanti? Grazie. Okay, chiudiamo questa. E non accetto queste dichiarazioni da chi cambia casacca. Allora, adesso chiudiamo questa parentesi, io avrei terminato con le varie ed eventuali, non so se gli altri commissari hanno altri interventi da fare, altrimenti la commissione la chiuderei qui. Non vedo nessun intervento, non vedo alcuna mano alzata, quindi Claudia, io credo che sia il caso di chiudere la commissione, visto che non ci sono altri argomenti, e la chiudiamo alle 12:40. Adesso interrompo la registrazione.